Ci siamo. Aia cazzo. Allora. Ciao Roar, ciao Alchemist. Buonasera, Roar. Speriamo che stasera vada tutto bene. Zan. Ciao Kailina. Ciao Carolina. Io direi di partire subito, siamo visto che siamo in ritardo. Vediamo se non ha cambiato la scena OBS. Sì, vedo un freeze. Cambiata. Allora, ragazzi, eravamo rimasti che avevamo battuto Kamoshida, stavamo aspettando che arrivasse il momento della sua, si spera, redenzione o morte. Lo scoprirete solo giocando. Esatto, eravamo arrivati giusto il giorno prima della scadenza del termine, giusto? Non lo so se era il giorno prima, però mancava, o giù di lì comunque non mancava tanto. Esatto. Ce ne frega un cazzo, PlayStation, che la scena è bloccata. Ah, come mi è mancata sta musica. Nel frattempo, per la live ho scaricato una checklist completa di tutti i collezionabili, cose da ottenere, così le possiamo segnare e tenere d'occhio cosa abbiamo e cosa ci manca. Intanto vado a controllare le macchinette, non mi ricordo. È Sunday, quindi non dovrebbero esserci aggiornamenti, ma controllo. No, allora, ho controllato, è l'unico che compare dopo un certo punto del gioco, è una sostanza che compare solo a ottobre. Ok. Vabbè, poi mi direi tu. Ok. Tanto io so già che l'unico obiettivo che non farò è quello della Battle Cage, ok. Ma sì, dai, dobbiamo crederci. L'unica cosa che dobbiamo stare attenti è il social link di Mishima, che dobbiamo farlo avanzare ma non troppo in fretta, perché sennò si rischia di perdere alcune quest. Mishima, eh? È il ragazzo quello che ti dà alcune quest del memento, l'amministratore del sito. Ah, ok, giusto. Oh, non possiamo fare niente, vediamo se possiamo fare tempo con Sojiro, ma non credo, Sojiro. No, siamo tra l'altro al 1º maggio. Quindi leggeremo. Esatto. E ci finiamo questo. Maggio, sì, domani dovrebbe essere il Kamoshida Day. Posto così. E un altro libretto. Esatto. Ah, poi iniziano le feste, 3, 4, 5. Go, go, go. Che come sfida. Ce lo leviamo dalle Mamma mia. palle. Buonasera, le tempero. Ciao Light!
Buonasera anche a te, Diago. Sembra di averlo salutato prima. Ciao, Diago, un'altra volta. Ah, sì, eccolo qua, guardate. Eccoci, eccoci. Ovviamente assemblea della scuola per discutere di quello che è avvenuto a Shino l'altro giorno. Esatto, ma guardate chi entra. Bella sta musica, mamma mia che bella. Figa, cioè guardate cosa sta mettendo, Abusi verbali agli studenti, abusi fisici ai suoi studenti al suo team di pallavolo. E l'ultima sulle studentesse Molestie femmine. sessuali. Gesù. Quindi quello che il gioco ci aveva fatto sospettare nel palazzo si è Era vero. dimostrato più che vero. E lui ha la ragione, sta ammettendo, io sono la ragione per cui Shio Suzui ha cercato di uccidersi. Minchia. E te lo dicono così, ragazzi, eh. Qua ammette che lui pensava a questa scuola come il suo castello. Ci sono addirittura studenti che ho sentenziato quasi a far espellere semplicemente perché non mi piacevano. Cosa che voleva fare anche con noi. Esatto, penso si riferisse proprio a noi. Ah, ok. E qua si offende. Che diciamo che forse a livello culturale non è facile capire quanto umilianti siano nella società giapponese questo tipo di scuse pubbliche. Sì. Tant'è vero che, ovviamente, come mentalità giapponese, dice prenderò le mie responsabilità. E mi ucciderò per questo. Quindi non il seppuku, ma non mi viene. Non era seppuku. No, mi sembra l'harakiri. Che il seppuku è onorevole. Ah, ok. Era quello che, se non sbaglio, ti facevano, che è successo anche ai Ronin, che si infilavano un pugnale nello stomaco e gli veniva tagliata la testa. Che serviva, se non sbaglio, a ridare onore a tutti quanti, perché ovviamente la reazione del preside è tutti buoni, tutti zitti, facciamo finta di nulla, che qua ci va di mezzo la la scuola. reputazione della scuola. Infatti Han subito, vedi di non scappare bastardo. Shino è ancora viva, eccetera, eccetera.
だけ逃げないで。その通りだ。Tutto, tutto buona notizia che sia ancora viva. Sì, certo. Vabbè, vabbè, vabbè. Ammette anche di aver fatto delle cose orribili ad Anna. Vorrei essere punito. E ammette di che per fare entrare Shio e farla trattare bene nel team, dagli anche una posizione di rilievo, ha cercato di forzare ad avere una relazione Ann. E alla fine dice: da oggi io do le mie dimissioni dalla posizione di insegnante di educazione fisica e mi costituirò. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista cercano di optare per una punizione legale, cioè una confessione e un processo a norma di legge, e non a farlo fargli dare le dimissioni dalla vita, diciamo. Esatto, e qui i ragazzi cominciano a dire: allora la calling card dei Phantom Thieves era vera, ma quindi i Phantom Thieves esistono veramente? E qua inizia la nostra storia. Inizio la leggenda che ruberà anche i vostri cuori. Zan zan zan. So it begins. Sì. わかんねえ。けど、カモシだってクズだったんだな。教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだ。みたいだな。でも、これでよかったのか？ そうだよな。けど展開が急すぎっつうか。Bello vedere come i personaggi non è che siano molto, diciamo, telefonati, ma stiano avendo anche dei dubbi. Cioè loro volevano che succedesse questo, ma dice: ma è giusto che sia successo? Si chiedeva lui Ryuji. E noi abbiamo detto: penso proprio di sì. E lui risponde: sì, ma è successo tutto così in fretta. Nanda? Takamaki-san, come? Oretaci, stetanoni. Mitemi no fristeta. Mishima? Ma arrivano tutte le scuse. Tipo, Mishima dice: tutti sapevamo, ma facevamo finta di non sapere. Takamaki-san, watashi. E chiedono tutti scusi a Takamaki perché poi gli davano della troia. Addirittura sta ragazza dice: ti chiedo scusa per aver fatto uscire io, cioè sparso io le dicerie sul tuo conto. Io non sapevo. Bello che improvvisamente tutti vogliono chiedere scusa adesso che il fattaccio è venuto alla luce. Prima non muoveva un dito nessuno. Esatto. Anche vedere come gli esseri umani sono abbastanza melliflui e
come si dice, volta gabbana. Esatto. Oi, soko, hayaku modoe. Ma fa un culo, teacher, va. Carino invece come la vede in maniera diciamo molto più romantica Ryuji, dice sembra quasi sembra che Kamoshida non sia stato l'unico a avere un cambio da un cambio di cuore. Lui vuole vederla, diciamo che ci sono due modi di vederla, come lui, come dice Ryuji, la via romantica, la via bella, vedere il bene negli esseri umani, dire guardate, ha fatto lui il cambiamento di cuore e l'hanno avuto anche gli altri, quindi si sono tutti pentiti eccetera. Io invece che sono un po' più disilluso, come buon Mattia, abbiamo pensato subito invece come sia facile adesso che lui è stato, sta per essere arrestato eccetera eccetera, chiedere tutti scusa quando prima tutti sapevano e nessuno parlava. Sono due modi di vederla, dipende da, allora, da quanto siete disillusi voi da esseri umani e la vita. Esatto. Bello anche questo comunque, perché non c'è un modo di vederla giusta. È giusto il nostro quanto quello di Ryuji. Tsuka, è yokatta jan. Miona uwasa mo nakunarisou da shi. Ii yo, watashi no koto wa. Kamoshida ni Shiho no koto ayamarasete yatta. Watashi sore dake de. Nara hayaku houkoku shite yare yo. Sou da ne. Bibitta wa. Maji de.運良く廃人化もなかったし、100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。そうすれば廃人化は起きないってわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。 E qui appunto stanno scoprendo il dubbio che avevamo Gana prima della missione, ovvero se colpire l'ombra che risiedeva nel castello, nel palazzo, avrebbe danneggiato il suo possessore umano. Hanno semplicemente capito che se riescono a sconfiggere l'ombra e a farla ricongiungere col suo ego senza distruggerla, la persona in questione non ha un collasso, ma semplicemente un cambio di cuore. Diciamo che la personalità cambia, ma senza che la persona collassi mentalmente, abbia un tracollo nervoso, come invece sta avvenendo in giro per la città. La domanda è, ragazzi, ma se in giro per la città stanno succedendo queste cose, chi sta facendo sto bordello? Zan zan zan. Zan zan zan. Purtroppo no, Light, noi non li uccideremo mai, non ci sarà questa scelta. Da quel punto di vista è abbastanza straight il gioco. Abbastanza no, abbastanza story driven. Beh, come lo racconta che è fighissimo. Perché quello che dico sempre quando fai uno story driven, se vuoi fare uno story driven dove io non ho possibilità di scelte se non su cose piccole, devi fare una grande trama e dei personaggi coi controcazzi come caratterizzazione. Questo persona lo fa, cosa che non fece Lord of the Fallen, che aveva un personaggio story driven e peccava un po' da quel punto di vista. Invece Persona 5 è tanta roba, lo vedrete. Abbiamo appena iniziato, letteralmente. Sì, sì, abbiamo appena scalfito la superficie. Diciamo che la sconfitta di Kamoshida è un po' la fine del prologo del gioco. Esatto, cioè tutte quelle 5 live che abbiamo fatto fino adesso, 4 erano il prologo. Un prologo da
12 ore, ma un prologo. Probabilmente quando lo giocherete voi, New Game e non New Game Plus, durerà anche di più. そうだね。シオのお母さんが回復したら転校させようと思うって。セクハラとか自殺未遂とか、やっぱレッテルついて回るし、シオもそうしたいって言ったみたい。寂しくなんだ。 E comunque diciamo questo finale amaro sul fatto che Shio comunque con tutto quello che è successo non tornerà a scuola ma sarà costretta a cambiare anche liceo, perché comunque per quello che è successo le male lingue, le voci la perseguiterebbero, quindi giustamente ha bisogno di cambiare ambiente. E in Giappone cambiare ambiente non vuol dire cambiare proprio scuola di un'altra zona, vuol dire proprio cambiare, cioè se sono a Tokyo lei se ne deve andare da Tokyo, come è successo a noi. Cioè a noi è successo il casino lì, boh, ci ha mandato in un'altra città.鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。あんたのは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化はネザメが悪いか。いや、違うけど。改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたこと考えれば生きてる間 Ecco, punto di vista interessante. Ryuji ha detto che uccidere un coglione del genere avrebbe lasciato l'amaro in bocca, invece Anna, come dicevamo prima, dice è molto meglio sapere che la sua vita è rovinata e che dovrà convivere per sempre con gli errori che ha fatto e chiedere perdono ovunque andrà. あの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。誰でも確かめてみるか。今はいい。しばらくはおとなしくしてねと。 E qui Morgana ci dice che chiunque potrebbe prima o poi creare il suo palazzo se si schiavo di un suo desiderio occulto o perverso, quindi ci fa intuire che se anche a noi potrebbe capitare. Esatto. Sono cosa da kedo. Anta tachi mo henna uwasa taterarete da yo. Kettaku shite e vabbè, adesso partono anche i rumor su noi e Ryuji. さすがに回答が実在するなんてそうそう信じないでしょ。予告状はカモシダの悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。 Quindi Morgana boss finale, lo vedrai se c'è oppure no. Tra circa 6 mesi, se tutto va come deve andare, scoprirai chi è il boss finale. E anche dal finale che sceglierete, perché cambiano alcuni boss. Sceglierete, sceglieremo, sceglierete. Io ho fatto il true ending ma e non vorrei rifarlo per vederne un altro, però se voi volete vederlo lo rifarò. Sì, Alchemist per la laurea, va bene, rimandiamo. Sì, se una delle ultime puntate la se mancano 3 puntate
e alla terz'ultima hai la laurea, non lo rimandiamo. Ma se la tua laurea coincide con la puntata finale, aspettiamo. Oboeteru? Chugaku no toki ni kashita okane. Iya, 3万 mo kariteru wake ne daro. Rishi ga tsuite tara konna mon janai? La maledizione di Portu Alchemist dichiara: il giorno che ti laureerai ci sarà il giorno prima la battaglia finale. A posto, deciso. Deciso. Devi decidere se andare a letto per la laurea o guardarti la fine. Bravissimo Alchemist, questo è avere fede. Beh, ma io vi dico una cosa. No, vai, finisci, vai. Ed essere? Dai, dico essere fedeli alla linea e non abbandonare la tribù. Allora, io vi racconterò una cosa. Vi dico, a meno che non vogliate prendere qualche punto in più o non vi serva per la il 110 lode, discutere la tesi non serve a un cazzo. Tant'è vero che quando mi sono laureato io, non vi dirò con quanto, diciamo che a me sarebbe servita a fare la tesi, non me ne è fregato niente, siccome avevo un brutto rapporto con commissione interna, non esterna. Quando mi hanno chiamato per esporre la tesi, io mi sono alzato, ho chiesto: sono laureato, giusto? Sì. Ho preso la tesi, l'ho buttata sul tavolo, le ho mandate a fanculo e me ne sono uscito. Ottimo. Non mi hanno potuto togliere i punti, non me ne hanno dati però. Vai, fortunato. Vai, esatto. Esatto. Poi quella settimana potrebbero esserci delle lievi variazioni negli orari della live per questioni personali, ma vi terremo aggiornati. Partono le vacanze estive. Cioè, non sbaglio, no? Siamo a maggio, no? Non, so, non mi ricordo cos'è. Che no, sono maggio e la Golden Week, che è una settimana che di cui ho scoperto l'esistenza. Coi persona che ci sono tre o quattro festività, uno di fila all'altro agli inizi di maggio, quindi si fanno quei 4-5 giorni a casa gli studenti giapponesi. E quindi social link a fottere. Esatto. Anche se il social link che voglio portare più avanti ancora non si è visto. Ormai si è fatta la scelta della romance, ragazzi. Ah, poi si scoprirà cos'era il delfino, eh? Ah, non lo scoprì subito, non me lo ricordavo. Mi ricordavo la storia, ma non quando veniva detta. Soda na.
Tribù, soldato cibo vi saluta e dice miao. No, dice mi. Mi, giusto. Invece Morgana, come potete vedere, è sul divano che dorme. Perfetto. Niente, non possiamo ancora fare niente, uscire non possiamo uscire. E allora leggiamo. No, per il fondo, leggi. Dio. Ah. Se non erro, adesso abbiamo un paio di giorni dove comunque sono tutti eventi scrittati e non siamo liberi, se non erro. L'inizio così tanto bene del tempo libero non me lo ricordo, anche perché poi facevo cose diverse, quindi quindi ci diamo le tue di Zorro. Yes. Nana. Dai, tempo chiede se facciamo la romance con suo giro. No, facciamo con Morgana. E poi Golden Week il cazzo, 3 giorni abbiamo liberi. Vero. Andiamo a dare una mano a suo giro. Ma il modo in cui lui fa il caffè, cioè, è fantastico. Adesso, al telegiornale parlano di Kamoshida. Ah, adesso c'è la parte degli interrogatori anche. Arriverà la polizia in classe. Interviste, tutti sapevano, tutti sentivano dire, ma che fino a sera ci cazzo. Tornata in denta. Ah, tra l'altro adesso che mi viene in mente che vanno a festeggiare, come avete letto, mi è venuta in mente una scena che ci sarà all'ascensore, Porto. Giusto? Quella scena. Far ponte 4 e 5 festa, venerdì vai a scuola, al 7 è già festivo. Sarà rotto che io. Sì, in effetti è un calendario abbastanza nonsense.
Forse invece avevano avuto un in persona 4, c'era la settimana, perché appunto lasciavano qualche giorno libero. Guardate chi c'è, ragazzi. E là. Vi dico una cosa, ve la ripeterò sempre alla fine allo sfinimento. Tutto quello che vedete qua, tutto quello che succede, l'incidente che c'è stato, adesso lo ripetono. Cazzo, è magistralmente collegato, alla fine viene collegato tutto. Fantastico.普通に暮らしていた人がある日急に乱心したり、それも立て続けに。それはいい年でご注文は。ブレンド下さい。カツアルコールじゃ。アルバイトの人余裕あるんですね、ここ。いや、そういうわけじゃ。あなた高校生? Ecco, quello che hai scritto tu, Alchemist, adesso, ovvero che una storia è degna di essere tale quando nulla viene lasciato al caso e i collegamenti sono fatti in modo magistrale, è esattamente il motivo per cui ho dato quel voto a Persona 5 nella mia recensione, perché si arriva a un punto della storia dove io dicevo è lì che vi voglio vedere come collegate tutto, ho visto come hanno collegato e ho detto bene così, a posto. Io mi ricordo, lo stavo giocando insieme a lui per la recensione, per seguirlo nella recensione, a un certo punto mentre ci sentivamo, ragazzi, io sono quasi alla fine, stanno succedendo cose, mi diceva, e se ricollegano tutto, mi fa, Paolino è 10. Io ero più indietro, quindi dico guarda, spero. E così è stato. コーヒーまだですか?はいよ。 So già dove andare. Il nostro amico Simil Junpei. Esatto, perché poi dopo arrivano i poliziotti, ci dà un pacco, tutta poi anche la sua storia. Anche. Ah, giusto. Quindi teniamoci segnato che possiamo già aprire anche il suo social link. Io quasi quasi direi non sono abbastanza per vedere cosa succede. Si può stare. Vediamo, vediamo cosa dice, credo di non averlo mai scelto. Lui dice, tutti e due sappiamo benissimo che non troverai nessun altro compratore per questa cosa. Quindi prenditi 30.000. Vabbè. Che tanto poi quando li prenderete dite cazzo, finalmente 30.000 yen, non vi rimane un cazzo di quei 30.000 yen. Esatto. Che col cambio 30.000 yen, quanto sono circa in euro? Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo veramente più.
saranno 300 euro, 30.000, no, 3.000 euro forse, no, 300 euro dovrebbero essere. Dovrebbero essere sui 300 euro, sì. Ok, io ho trovato 222, Light Emperor 270. Quindi siamo lì. Ci stavo. Ecco, Alchemist conferma 222. E sapendo come vengono investiti quei soldi, si trattano bene. Che l'abbiamo fatto ridere. Ah, ragazzi, se non ricordo male, questa scena cambia, perché vi dirà che non avete abbastanza gazza, abbastanza stomaco per aprirla. Finché non arriverete a un certo livello non potrete aprirla, se non ricordo male. Io invece ricordo che guardavi dentro, ma è il, quando ti davano la scelta di parlarne con lui della pistola, devi avere abbastanza coraggio per affrontarlo, okay. Se non sbaglio. Una delle due, io mi ricordo che c'è qualcosa legato a questo sacchetto, ma non mi ricordo se era per vederla o per parlarne. E dopo vediamo se parlando con lui ti dice serve coraggio. No, no, era giusto coraggio. Quello che hai detto tu, perché dopo ti dirà, parliamo, Morgana sta dicendo, dopo parliamone con il tizio che gli compriamo l'arma. Ah, ok, perfetto. Che dice dobbiamo per forza comprare quest'arma da lui dopo. E ti apre quella parte del negozio che non è accessibile a tutti. Esatto. E i suoi servigi. Chance da so. Queste schermate di caricamento fateci sempre caso bene, perché cambiano. E in una maniera fantastica possono anche cambiare. Oh, ci ha chiamato Ann.
Sì, è mezzogiorno, Alchemist Noon. Sì. È come da noi dire la mezza. Esatto. Sono contento, bene. Ma l'abbiamo sempre detto, noi l'inglese all'inizio l'abbiamo imparato, poi vabbè, l'ho studiato, eccetera, e ho fatto anche dei corsi, ma le basi, le grosse basi, ce le ha dati i giochi che anni addietro erano tutti in inglese. PlayStation 1, PlayStation 2. Io lo dico sempre, il mio più grande insegnante di inglese è stato Final Fantasy 7. Il mio è Final Fantasy 6. Ecco. Final Fantasy 6 e Resident Evil 1, 96, perché mio cognato ritornò dal Giappone con questa un anno prima che arrivasse in Italia, perché prima c'era tanto distacco, tornò a casa con questa console dicendomi guarda che è uscita questa console, non è più in bit ma è a poligoni, ed era la PlayStation 1 arrivata dal Giappone con Resident Evil 1 e lo mise su. Ed era in giapponese. Poi l'ho preso in inglese e non ci capivo un cazzo. Poi quando l'ho preso in inglese mesi dopo mi fa guarda è arrivato Resident Evil 1 in inglese e io leggevo e non capivo niente. Poi mi prestò la console, mi prestò il gioco e pian piano con vocabolario vicino, perché internet non c'era ancora così tanto sdoganato, e mi misi a imparare l'inglese così. Allora, io salvo e devo fare una telefonata, quindi ti lascio 5 minuti intrattenere i ragazzi. Perfetto. Arrivo, ragazzi. Intanto che attendiamo il boss, vi racconterò una storia buffa legata a quello che stavo dicendo prima sul... sull'aver imparato l'inglese con Final Fantasy 7. Quanti di voi ragazzi l'hanno giocato, comunque conoscono il gioco? Lo dico perché io sono riuscito a farmi tutto il primo CD di Final Fantasy 7 senza imparare come funzionavano le materie. Perciò ho utilizzato solo il comando attacco e le due magie base di Cloud fino praticamente alla fine del primo CD. E oltretutto sono riuscito a superare il deserto dove c'è il serpentone. Senza usare il Chocobo sono riuscito a piedi, dopo essermi allenato fino a livello 40 nel primo CD, perché ero convinto che quel boss andasse sconfitto e non superato col Chocobo. Alchemist, se vuoi un consiglio, giocateli entrambi. Io sono una di quelle persone che sta dalla parte di Final Fantasy 13, quindi da me sentirei sempre un giocalo. Perfetto, Kailina, sei la seconda persona che trovo che è riuscita a superare quel posto a piedi. È bello sapere di non essere stato l'unico. Per farvi capire quanto io e l'inglese siamo diventati una cosa unica grazie ai videogiochi, è il fatto che ricordo quando è uscito Star Ocean 3 su PS2, quindi si parla di 2004-2005, avevo comprato il gioco, mi ricordo ancora Media World, che mi piace, mi ispirava l'ambientazione fantascientifica e tutto, dietro era scritto in italiano, quindi mi aspettavo il gioco in italiano, lo misi su e scoprì che in inglese la mia reazione è stata no, in inglese. Adesso come adesso la mia reazione è no, perché il gioco in italiano?
cambiamolo in inglese. Infatti per me è stato un trauma scoprire che i giochi della Bethesda su PS3 non avevano la lingua inglese e perciò li ho dovuti giocare in italiano, perché l'alternativa era giocarli in francese. Idem anche questo, anch'io ormai tra videogiochi, serie, telefoni, tecnologie ho tutto impostato in inglese e via così. Tutto ragazzi, sappiate che Soldato Cibo è ufficialmente nella stanza e sta già tentando la vita del microfono. Ecco, quello di Google Maps in inglese succede anche a me, Alchemist, e infatti sentirgli dire i nomi delle vie è spassoso. Non a caso, infatti, quello lo disattivo l'audio. Tanto Tribù, vi preannuncio che è una questione di giorni, uscirà anche la mia top 10 dei titoli più giocati del 2017, e chi per caso non l'ha ancora vista, guardate quella del nonno perché è meravigliosa. Tra l'altro nel mio top 10 ho preparato anche qualche piccola sorpresa che gli aficionados che mi seguono in live dall'anno scorso saranno contenti di rivedere un vecchio amico che farà una comparsata in live. Cioè, nella top 10 proveniente dalle live. Il Contaportul Light Emperor vorrei farlo ripartire, ma sto avendo ancora un po' di problemi di linea e non so quando riuscirò a farlo ripartire, perché in realtà stavo pensando di portarvi un titolo in live, perché l'ho giocato tra ieri e l'altro ieri e mi è piaciuto in maniera allucinante, che è Hellblade. E sinceramente pensavo che non sarebbe stato male portarlo in live. Se mi dite che vi può interessare, il problema è che appunto devo vedere un attimo se la mia connessione riesce a reggere una live. Ringraziamo Team che ci guarda per aver fatto una fibra ottica pessima che non va il più delle volte, ma in realtà sono anche i lavori che stanno combinando qua dalle mie parti in continuazione che incasinano la linea non poco. No, Alchemist, comunque puoi dire
poveri a tutti gli animali tranne alle zanzare. Alle zanzare no, le zanzare vanno odiate a prescindere. Ecco voi. Boh, Lightning, però era un'idea, volevo infatti sottoporvela. E anch'io ho lo stesso problema, riuscissi a collegare col cablato andrei veramente bene. Il problema è che avendo solo il wifi, capita questo. Bentornato, boss. Thank you. Cos'è l'opzione per le live? Sì, esatto, avevo la mezza idea se riesco a tenere la linea di proporre Blade per un paio di live, perché mi è piaciuto veramente tanto come titolo. Ma ce l'hai in digitale? Yes. PS4? Esatto. L'ho preso coi saldi, quelli di gennaio, perché è un po' che lo tenevo d'occhio e... Siamo a gennaio, ma abbiamo già un candidato per la top 10 dei titoli del 2018, Ti chiederò allora l'account per giocarlo, perché io non l'ho giocato e non ce l'ho. Va bene, volentieri. Ecco dove sono a mangiare. A festeggiare. そりゃそうだよ。有名なホテルだよ。そういえば学校に警察が聞き込みに来るらしいよ。厄介だな。絶対俺らの名前出ちまうよ。鴨志田のことで。けど学校の奴ら盛り上がってるぜ。回答が本当に心盗んだってな。マジで信じちゃいねえだろうが。 Andarono in fumo, esatto, alchimista. Ah, il website, ragazzi, qua adesso arriva fuori anche il sito dei Phantom Thieves. Kaito, yoku yatta. Kore de watashi mo ganbareru. Yuki o kurete arigato. ちょっと嬉しくね。今まで自分のことで精一杯だったけど、こんな風に言われるとなんか不思議。だよな。な、これからどうする？は？やべえ。そうだよ。1時間だっけか？あと50分。 Anna è abbastanza golosa, come potete vedere. Tanto la cena a tempo mi mancava, non ho mai avuto modo di vedere una cosa simile in real life. Neanche io, di verità. Cioè, puoi entrare, spendi tot, mangi tutto quello che vuoi, ma è un'ora di tempo. Sì, Alchemist Ryuji è veramente Grey. Effettivamente sì, dovremmo mettere una maschera da teschio a Grey. A Grey. Possiamo fare il cosplay. Pluton no Buffy Cake. Uwasa ni wa kiite ta kedo, sasuga sugiru. De, Wagahai tachi no bun wa? Wakannakatta kara. Toriaezu mame ni shitoita.
Mi pagherei la sera del mio compleanno. E posso confermare il momento tragico in cui arrivò il piatto, la torta. Oddio, quella torta. Ti rendi conto che le fette ci è stato detto che erano 2 etti e mezzo di torta a testa e solo in 4 sono riusciti a finirla? Io non ero tra quei 4. Voi non avete idea, ragazzi, di cosa fosse quella torta. Era buona, ma era un mattone. E considerando quanto aveva mangiato prima... Sì, prima aveva mangiato qualsiasi cosa, tra cui i ravioli al brasato, che erano... che era l'ultima portata, erano fantastici. Mamma, mamma. Il tutto per 12 euro a testa, eh. Oltretutto, magari un giorno vi faremo un report di com'è stata l'esperienza della tribunal in una mystery room. Cosa fare, cosa non fare, e soprattutto tenete d'occhio il Portus se vede degli orologi, ricordate questo. Peccato che non c'è Matteo. Comunque vari stuzzichini, tra cui una frittatina di cipolle, la polenta con le polpettine al pomodoro, vari panini. Quello... con le bruschette, col pane focacciato, mamma mia. E dopo i ravioli ripieni di ravioli fatti in casa, fatti a mano, con la pasta tirata a mano all'uovo, ripieni di brasato con un sugo al brasato che era la fine del mondo. Mamma, mamma. ¥8.000 a cranio, eh. Esatto. E giustamente, essendo un gatto, vuole il pesce. Dato questo momento è abbastanza interessante sentire le conversazioni sugli adulti e su quello che è successo, sui primi rumor che stanno circolando a scuola, della scuola. Esatto. Ah, tornando al discorso della escape room, se dovete stare attenti a un porto che tocca l'orologio, dovete sempre ascoltare il boss, invece. Sempre. E poi, sempre il boss, dovete dargli tutte le serrature a cassaforte, che ha l'orecchio buono, mentre al nonno dategli i lucchetti con le combinazioni che ha le dita che magiche. Perché dovete capire che c'era un lucchetto che andava risolto trovando dei numeri che erano su 3 orologi in questa parte del logo. Il problema è che io, appena arrivati, avevo visto gli orologi e siccome eravano rimasti bloccati, li avevo spostati cercando di... boh, magari c'era qualche combinazione segreta. Il problema è che non avevo annotato il codice. Perché la nostra partita sarebbe rimasta ferma così, non fosse stato per il nonno che ha dimostrato delle abilità di lockpick 100 su 100 e ha aperto il forziere indovinando la combinazione, ascoltando il suono delle rotelle che giravano. Però prima di questo io ho fatto la stessa cosa. No, lui non l'ha fatto con le orecchie, non l'ha sentito con le orecchie, ma con le dita. Girando sentiva il click sulle dita. Mentre io con l'orecchio ho fatto la combinazione del quelle lì a cassaforte, cioè gira un tot a destra, a sinistra, a sentire il click, che
che era prima nello studio. Perché lì eravamo già in lavanderia quando l'ha fatto il nonno. E altri consigli redazionali: se andate in una mystery room e date qualche oggetto in mano a Gray, assicuratevi che lo rimetta nel luogo dove è partito l'oggetto. Perché Gray, appena usciti, si è accorto che si era tenuto una torcia. E fin lì va tutto bene. E il giorno dopo che si è accorto che aveva le chiavi. Dopo cena si è trovato una delle chiavi della stanza in tasca. Quindi quelli che sono andati dopo di noi, se non c'era una copia di quelle chiavi, non potevano continuare la stanza. Che coglione. Però volete provare un'esperienza divertente, nel luogo dove siamo andati c'era anche la variante la mystery room in cui, ambientata in un museo nel quale bisognava rubare un quadro, se non sbaglio. Abbiamo intenzione di liberare Gray e il nonno in quella stanza, a vedere in quanto la risolvono. Beh, no, anch'io, eh. Anche tu, boh, perfetto, cronometriamo il record. Oppure c'è quella dell'ostaggio, di portare in salvataggio l'ostaggio, che si entra in due squadre da quattro o da tre separati e bisogna ricongiungersi. E anche quella è interessante. Oltretutto io non ho ancora, non ricordo chi ce l'ha la fotissima che abbiamo fatto dopo la mystery room. Il nonno dove c'è Pagone con l'ascia che ha la faccia di intenti omicidi su Gray, dietro Gray. Oltretutto notare come gli adulti intanto se ne stanno più o meno fregando di cosa è successo a scuola, considerando una cosa così, e che ci sono problemi più importanti. Mi ha detto che eri strano. Sì, weird kid. Quindi, ma la favola, gli adulti se ne fregano di quello che è successo a Kamoshida, ma noi mangiamo. E Renzi che fa? Cheat. Come dorme Morgana. Che ha mangiato tutto, mo esplodono. Ispirato a una storia vera. Solo che eravamo in 12 noi.
In questo caso Ann potrebbe essere Silvia, che è stata tra i pochi che è riuscita ad affrontare a finire la sua fetta di torta. Dopo tutto quello che abbiamo mangiato. Paradossalmente, come vedere come Silvia e i suoi parenti, cioè suo fratello e la fidanzata di suo fratello, siano riusciti a finirle Pagonel, ma Pagonel non fa testo, mentre tutti gli altri no. Diciamo che si poteva dividere benissimo il tavolo in lato persone piuttosto in forma, lato persone abbastanza ben nutrite, e le persone ben nutrite non hanno finito la torta, le persone magroline in forma se la sono sbaffata tutta. Che veramente, 2 etti e mezzo di torta a testa erano, una fetta che era, se la tiravi su un muro rompevi il muro, non perché era dura ma per quanto pesava. Cioè la torta era da... Oh, 2 etti e mezzo. 2 etti e mezzo. 4 fette fanno 1 chilo. 4, 8... Erano 3 chili di torta, ragazzi. 3 chili. Comunque guardate vista scena, ragazzi. レストラン何階だっけ上がってきたから下の階だろ事件のことまだつかめんのか Tanto nel momento in cui è comparso lui, è comparso anche il super anti-spyware. Cazzo. Scusami un attimo. Che ve lo tiro via. Oltretutto, fun fact, questo individuo assomiglia un po' a mio padre. Ma chi, il pelato? Esatto. Cazzo. Ok, possiamo tornare a noi. Il menefreghismo di questo individuo, lui deve essere l'ascensore, fuori dai coglioni ragazzini. Guardate lui com'è offensivo, Vediamo se avete riconosciuto chi è l'individuo. どうした？大丈夫か？本当か？
顔色悪いぞ。いつもろくなもん食ってねえからだろう。我が輩も猫缶ばっかだし。何が先生だっての。La reazione contenuta di Ryuji. Sì, sempre di Gray. Saki, Oba-san to chotto ne. Buzukatte kita no mukou nano ni sa, sara o otoshite watta no watashi no sei ni sarechatte. Kusso sugin daro. Minchia, sembra una vera spiaggia. Traduciamolo così. Daijoubu. Demo sa, omise no hito ga watashi. Watashi ra, yappa bachigai datta no kana? Na. Morgana. Nanda? Carina. Che c'è? E salta fuori dalla borsa. Pares te dare de maru nda. Yuganda tsuyoi yokubou o motta yatsu nara na. Otakara toreba kaishin suru tte no mo ka? Sou naru na. Dou shita no kyū ni? Sakki. Grazie Windows 10, non mi interessano quegli aggiornamenti. Ciao. Comunque il mio gatto a volte lo trovo a dormire sopra la borsa di Persona 5 ed effettivamente credo che però... Nonostante le sue grosse dimensioni, quindi ci sta. Dobbiamo portare il soldato cibo in missione. Non te lo dirò, alchimista. Adesso dobbiamo scegliere il nome. Lasciamo il nome canon o gli diamo qualcosa? Facciamo scegliere la chat. Esatto. Che nome vogliamo dare al nostro gruppo di ladri? Tenere il nome Phantom Thieves? Drive Games o qualcosa di originale? Alchemist vota canon. Allora, io per la mia run ho cambiato il mio nome, ma il nome dei Phantom Thieves l'ho lasciato canon. Protagonista canon, gruppo canon. Deago propone Pem Pem. Oppure Phantom Pem Pem. Phantom Tribù. Anche. Ignos! Ora so io se chi ne non niente. Vagahaio sashio i te te noa alga. Andoro no si senda si. そしたらさ、怪盗団の名前とか決めちゃう？前はなんとなく。ディアゴ・ヴォータン・クルイ・ファン・ポンペンペン。名前入れたらかっこよくね？はいはい。だったら可愛くてゴージャスなやつ。ね。Pink Diamonds, no? Pink Diamonds, no?
なんか草野球感がすげえな。Inascoltabile. Tilefish pull, no. Ama, nanda. Sacchi cutta yetsu da. Memorial daro? Aho ka. Mo, omae kimete kure. Pink Phantom Tribù del Pen Pen diamantoso. È troppo lunga, vedete? The Phantom sarebbe il canon. Teniamo canon, mettiamo Phantom Tribes. Tribe. Phantoms Tribe. Che non so neanche se ci sta. Allora, B-H-N-T-O-M-S. Non ci sta Phantoms Tribe. Invece Phantom Tribe, però dovrebbe starci. Allora sono 3, 6, 8, 2, 4, 6, 8, no, non ci sta neanche. Ci manca la E. Allora teniamo canon. Abbiamo già due voti per il canon. Vai. Ok, 3 voti per il canon. Mi spiace che Ailina è rimasta sola. Non ci stava. Non ci stava Phantom Tribe. Esatto. Oltretutto, se ve lo chiediate, questo nome servirà per l'interazione online, nel senso che in battaglia è possibile per 3 volte a dungeon, quando si è in pericolo, far intervenire, se si è connessi, un gruppo di Phantom Thieves a random che colpisce il nemico. E potremmo essere noi, e questo è il nome con cui saremo conosciuti online.適当に誰彼構わずは、なんか嫌じゃない？なら全員が乗れるやつに絞ろうぜ。全会一致で決め。いいね。全会一致。起きてっぽい。回答団の結成だぜ。大変。食べ放題の時間。話の続きは明日にすっか。 人の歪んだ認知が形になった異世界。しかも教えてくれたのが喋る猫だっていうの。率直に言って弱いごとね。 聞くに値する話とは到底けど、でたらめにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあいいわ。それより重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した 2人 の仲間。話の流れから言って、いやレスロストベリングをこう、よき、マティアリ、di uno che l'ha già giocato, quindi vedo sta stanza e mamma mia. Questi dettagli. Ecco, Persona 5 è un gioco che, nonostante sia estremamente lungo, consiglio a chiunque di rigiocarlo una seconda volta, non solo per platinarlo, ovviamente, solo per farlo, servono comunque 2 run, ma anche per notare come una volta che si sanno le cose della fase finale del gioco, vedere come si riflettono sin dall'inizio, sin dal primo episodio, è quel tocco di classe che vuol dire che una storia è scritta bene. Ecco che vedete il nostro prossimo obiettivo. Anche questo l'ho adorato, questi teaser per far
di capire di cosa tratterà il prossimo caso. Diciamo che con questo ci avviciniamo al capitolo 2 dell'avventura, diciamo. No, ci rimangono 6.000 yen. Che oltretutto questo fascino dell'avventura quasi episodica mi è piaciuto molto, di come ci si inizia ad approcciare a un caso, magari casualmente ascoltando delle voci, si comincia a investigare, si trova chi è il nemico, gli si avvicina, alla fine si invade il castello, lo si sconfigge, ci si gode il post vittoria, si torna alla vita normale per poi riprendere il ciclo. Questa struttura ciclica e episodi è una delle cose che ho amato di Persona e sapete, l'ho scritto più volte. Il tutto mentre comunque la trama orizzontale prosegue, quindi è proprio curato nei dettagli a livello di sceneggiatura, secondo me. E non ci fai fare un cazzo. Adesso dovrebbe esserci la Velvet. Mi sa di sì. Esatto. Mi pare. Esatto. Domani in teoria dovremmo avere la possibilità di iniziare il social link con Ann, se non erro. Dovrebbe invitarci. より惨事の言葉をいただくと、過去にしろ囚人。美学を共有する仲間と出会い、お前は現実に自分の居場所をいよいよだ。お前の構成が始まる。今のお前になら話してやれる。お前には特別な素養がある。だが素養は磨かれて始め、今はまだ弱い。 Anche qua ti faccio notare un'altra cosa, Mattia, che ho notato. Cioè, vedere questo posto dove siamo adesso, sapendo poi cosa arriverà, anche quello è... Mamma mia. Qui appunto viene introdotto anche uno dei concetti di quella che dicevo della linea orizzontale, cioè il fatto che nonostante tutto c'è una grande rovina che si sta avvicinando al mondo, qualunque cosa possa essere, e appunto la riabilitazione di Joker consiste anche nel rafforzarsi per affrontare questa qualunque cosa stia arrivando. Mamma mia, la pelle d'oca col senno di poi. Cioè, se lo rigiochi una seconda volta lo apprezzi ancora di più, ragazzi, Persona 5. Non posso confermare quello che ha appena detto il boss. どうしたしとの契約で、お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。私からお贈り物だ。今のお前にふさわしい新たより一層構成に励き期待している。 E saliamo con Igor. E i nostri slot per i Persona sono diventati 8. Oh, bene, bene, bene. Quindi adesso poi tornerò qua e mi dici che Persona prendere. Esatto. E proviamo a vedere. Adesso forse abbiamo sbloccato quel benedetto social link con le ragazze. O forse no. No, mi sembra niente. Dai, nel senso al prossimo... alla prossima visita. Boh, vediamo.
Vabbè, qua vi spiegano le relationship e i social link in poche parole. Tra l'altro adesso sotto è comparsa il nostro apprezzamento dal popolo, dal sito, con delle frasi. Esatto, poi qua c'è il forum libero sul sito. Qua vi spiegano che al Big Ben Burger è partita una sfida che vi darà dei premi carini e ogni volta avete un panino più grande da mangiare. Ogni volta che lo mangerete vi aumenterà di sicuro il guts e alle volte anche altre stat. Qua adesso sbloccheremo il social link con Kawakami, se non ricordo male. Già qui? Eh sì, perché poi devi uscire di notte, quindi... Giusto. Oltretutto la sfida del panino, per chi sta giocando a Persona 4 adesso, è meno l'equivalente della ciotola di spaghetti senza o di ramen, non mi ricordo, esatto. Senza fondo. Sei Inaba. Ripeto ragazzi, in ogni scena Morgana c'è sempre, fate attenzione. Cosa cazzo è successo adesso, visto che è comparso qualcos'altro? È arrivato a rompere i cosiddetti, impedisci che l'hardware condivida le tue abitudini personali, e ce lo dice così. Dovrebbe sparire perché non ce l'ho più, io non lo vedo più. Ok, libertà. マジ迷惑なんだけど。進学とかに影響あったりするのかな。やっぱあんなもんなんだよな。けど今に見てやがれ。誰でも知ってるような大物を2人3人とやってけば信じるしかねえはずだ。でその大物だけど。 今のところ目処なあんたたち鴨志田に暴力まがいの今日しばらくは真面目に学生生活ただいざという時のために準備だけは俺の方は大物の情報が転がってこない私もネットでいろいろ探してみるね。しかしせっかく怪盗団結成したっつうのに狙まあまあうまくいかねえもんだな。 失礼します。お呼びでしょうか。鴨志田君のありさまは君も見たね。
まるで人が変わったようじゃないか。絶対。おっしゃってる意味が。Ecco qui, cominciamo a vedere anche un attimo l'introduzione di questo personaggio femminile. Sì, perché la carriera poi dopo, molto dopo. Esatto, mi spiace ragazzi, ma non è ancora giunto il suo momento. Adesso arriverà Eren, ragazzi. Ah giusto, la versione video ludica di Eren. Io l'ho sempre chiamato Eren, anche Silvia quando lo gli ha dato lei, ma fa quello è Eren. Kamoshida-senseiが変わったのは事実だ。原因が何なのか正しく掴んでおく。マスコミや警察への対応を間違えないためにもだ。 Tanto, Kailina, tanto. Kamoshida-sensei niwa shikitsuzuki watashi ga hanashi o kiku. Kimi wa nani ka o shita dareka o saguru nda. Denai to musekinin no uwasa mo osamaranai. Sou daro? Ryugaku ihai. Teiki kousa wa maikai no you ni gakunen shuui. Soko wa yake. Doko no daigaku ni mo suisen dekiru yo, Niijima Makoto-kun. ありがとうございます。やはり血筋なんだろうね。確かお姉さんは若くして警察庁のキャリアだったかな。君に何か不本意があったらお姉さんはあまり都合が良くないだろうね。わかるかね。少しスタリカッタンドポケパロール。さすがは生徒会長。急いでもらえると助かる。早速取り掛かってくれたまえ。失礼します。先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。例の件で。Comunque sì, Kailina, questo personaggio è proprio viscido, fa schifo ed è viscido. E parla con qualcun altro. Esatto. Sì. Qui messaggiamo veramente. After school. Guardate un po' che arriva a parlarci. Eccola qua, come previsto. Aficionado Webster. Mosi orega o motte tori nara. Himi Kamoshida nanka ni yosarete. Sono wabi te wake janai kedo sa. Ore ni dekiru koto da ttara. Nan demo.
da notare che sono riusciti a farsi scoprire nel giro di 2 giorni da Mishima. Tra l'altro geniale come questa cosa introduca le side quest, come ci stia appena, cioè come siano giustificate anche a livello di trama, veramente i dettagli. いつかこいつを支持、回答団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。 世間の評判とは別のところで、怪盗団を支持し続けた声があった。怪盗団を熱心に応援していた者がいる。もしかしたら君の近くにね。どうなの？ わはなんじ、なんじはわれ、ちぎりはすなわち、とらわれを破らんとする反逆の翼なる。 La luna nera. Pa. Yoshi. Quindi dobbiamo prendere sto giro, cos'è? Allora, sto giro l'avevo segnato qua, era lo Hierophant. Giusto, e la luna dobbiamo prendere. Esatto. Lovers, Chariot, Death li abbiamo, giusto? Esatto. わが輩たちのこと、バレてるんじゃ。たとえそうでも、あの様子なら大丈夫だと思うけどね。一応後でお話ししとくか。しかし、悩み事が集まる。 E se riusciamo a metterla dentro potremmo fare anche Hanged per l'uomo del negozio d'armi. Sì, sì, ci siamo, ne abbiamo 4 in più adesso. Perfetto. Ah, preparati anche per l'esame, per le risposte. Così facciamo vedere tutte le risposte giuste. Esatto. Oh, vedi che anche Ailina si è unita al team tutte? Al team tutte. Dai, che poi in realtà io sarei del team quasi tutte, perché non mi è piaciuta la storyline della della ragazza un po' hippie, la cartomante. Sai che anche a me convinto. Lei è quella che è piaciuta di meno. Ma d'altronde io sono te, tu sei me, quindi dovevamo essere collegati anche su questo, no boss? Esatto. Come la frase iniziale di Persona. I am down, don't die. esatto, proprio quella. È arrivata Silvia. Ciao. Vi saluta. Ciao Silvia. Ciao donna che ha conquistato la torta. Quella di compleanno, che sei una delle 4 che l'ha finita. Abbiamo raccontato l'aneddoto. Sei una delle 4 fogne, esatto. Io sono sempre in live. Bene. Allora. No, perché lei come personaggio lo sblocco
devo fare un altro dungeon completo, un altro palazzo, e poi arriva la storia di lei. Quindi ci saranno ancora una decina di live prima che arriva lei. Allora, dimmi tu cosa fare, Mattia. Allora, abbiamo un invito di Ryuji. Han, potrei parlarci, vedete cosa mi dice, ma... mi pare che Han adesso potremmo iniziare a far arrivare a Dulli. Abbiamo una persona lovers. Sì, sì. I want you to rely on me. Così impazzisce Alchemist. Sono contento il team Han. Salto facendo... qua. Perché deve mangiare lì dentro? Ah, vabbè. No, no. Passare tutto il tempo a ballare, sono bellissime le canzoni. Ho qui sotto io le risposte. Senti meglio, lei è forte, siete ancora amiche. Are you feeling better now? La prima. La seconda risposta è you might be right. La terza sarà I couldn't just ignore you. Non potevo semplicemente ignorarti. Praticamente sono le risposte che darebbe Alchemist, dobbiamo dare. Esatto, quelle più tenere, romantiche. City of Light. No, il rumore sì. No. E non lo sento. Così quasi ti inquadro. Così quasi ti inquadro. No, non scappa perché si sta tirando via le scarpe e ha lo spazzolino in bocca, si sta lavando i denti. E mi ha fatto il dito. È sempre fantastica la nostra imperatrice. È sempre fantastica la nostra imperatrice, dice Mattia. Vabbè, ti faccio vedere, sei bellissima. Stai qua. Aspettate che giro, ve la faccio vedere. Non so se si vede.
Sei girata perché ha lo spazzolino. Vediamo se ti si è visto. Vediamo. Sì, sì, ti si vede. Si è vista, si è vista. Un piccolo, ma sì. Meno male. Elina dice che Silvia è sempre pucciosissima. Elina ti dice che è sempre pucciosissima. Andate in bagno adesso. Comunque l'ultima risposta è Let's find it together. Che non ha commentato niente Alchemist. Esatto, Alchemist, come fai a far parte del team Man e non essere contenta? Buonasera Falco. Ciao Falco. Vuoi? Sì, grazie. Finocchio. No, quello tendrio no, fammi fammi il blueberry di quelli dello Sri Lanka. Tra l'altro sono arrivati i tè dallo Sri Lanka, ragazzi. Sono nuovi tè. Grande Falco. Bentornato. Mamma mia, che buono. Forse già stasera possiamo uscire, sai? Non credo. Cioè, uscire e stare nella zona, sì, ma... Perché se riusciamo ad andare a Shibuya, potremmo andare in Metane e prendere il lavoro, quello al Beef Bowl Shop, che così... C'è il lavoro serale che serve per il social link del sole. Ah sì, possiamo uscire, dai. Beh, perfetto. Allora, salviamo. Andiamo a prendere il lavoro notturno lì al ristorante. E vado, prima di prendere il lavoro, vado... A parte che possiamo andare allo shop già anche. Ragazzi, sentite anche la canzone? Facciamo silenzio un attimo. Non è più solo musica. Che è stata decisamente apprezzato anche il cambio musicale. È fantastica. Allora, abbiamo detto Moon, l'appeso e quello di Sojiro, cos'era? Hierophant. Hierophant, Hanged Moons. E boh, se riusciamo a infilare anche un stun, visto che magari a breve iniziamo il social link col politico. Va bene, lo prendiamo, ce ne abbiamo 4. Allora, abbiamo detto Hanged, giusto? Sì. Hanged ne ho un po', vediamo un po' che abbiamo.
このペルソナですね。Abbiamo lui. Questo. Questo. Buonanotte Light. Inugami, notte Light. Quasi quasi prendo Inugami. これですか？このペルソナですね。Sì, sì, Inugami. 相応の代価は必要です。Allora, Enged preso. Poi. Allora, Moon e Hierophant. Moon, eccolo qua. これですか？Moon prenderò lei, probabilmente Lilith. Beh, Lilith è immancabile. この persona ですね。相応の代価は 33.000 yen, via così. あなたの力です。Allora, Moon. Allora, Moon e Hierophant. Hierophant, sai che non ne ho neanche uno? Neanche uno. Anche The Strap, Fortune, Eremit, Justice, Chariot, Rovers, Hero. No, Hero, eccolo qua. Hero, buono. Questa persona, ですね. Dopo riusciamo a mettere anche un Sun per sicurezza? You cannot hold any more persona with yourself. Oh, la madonna, di già non posso. Ah, siamo pieni. Ah, scusa. Beh, c'è da dire che lo Hierophant potremmo anche rinunciare, perché comunque arrivati al terzo, quarto livello di Social Link con Sugiro rimane fermo fino a quel punto della storia, quindi possiamo anche farcelo con calma, anche senza i punti bonus di avere lo Hierophant. Vediamo se riusciamo a metterlo. Però non posso perdere neanche il Sun, eh? A meno che devo togliere il Matador. Sì, mi sa che ci tocca togliere il Matador. Vediamo un po'. Mi dispiace liberarlo Matador, però, l'avrei fuso. Forse vi fa fare la fusione del giorno, vediamo. Oppure eliminare Arsene, ok, che è il simbolo, però come full abbiamo già Izanagi. Effettivamente togliendo Matador e Arsene avremmo lo spazio sia per Hierophant che per Sun. Quindi cosa faccio? Rilevo? Ma magari uno proviamo a far vedere se è già abilitata la fusione quella line. No, purtroppo non c'è ancora. Non c'è ancora. Niente, allora o li fondiamo o li liberiamo. No, libero Matador, dai. Ok. Ragazzi, una tra i vari metodi di potenziamento delle fusioni è praticamente la fusione online, che è un po' come lo scambio leggendario di Pokémon. Cioè, si prende una persona, la si butta in internet, letteralmente, e questa verrà fusa a caso con una delle persone che qualche altro utente ha lanciato e ti potrebbe arrivare qualunque cosa, anche una persona high-end potentissima semplicemente a botta di culo. E infatti come pensi che abbia avuto Lilith? Ah, ecco. Ero tipo a livello 15 e mi è arrivata Lilith a livello 60, ho detto a posto così. Allora faccio come al solito il mio culo. Hierophant o Sun? Ma io ti direi di puntare sul Sun per la semplice questione che ti dicevo prima, che tanto con il suo giro arrivato a livello 4 ti blocchi per almeno 3 o 4 mesi in game, quindi a sto punto concentriamoci sul Sun, che è anche uno dei più veloci, se non sbaglio, come social link da finire, quindi poi ce lo possiamo togliere dalle scatole. È stato il primo che ho portato a 10. Ma guardate chi ho, c'ho Horus io, come Sun. C'ho lui.
Horus, cioè un bel livello. E lei? Io di Sun ho sempre adorato Seth, che l'ho usato parecchio anche in Persona 4. Dovevo farlo. Stavo facendovi di sé Horus tutti quelli, perché fondendoli ti veniva fuori, se non sbaglio, proprio... No, ti veniva fuori Horus con loro, scusa. Avevo Seth e gli altri avevo fatto Horus. Vada per Mithras, San. E via, altri soldi. Oh, abbiamo anche il San. Perfetto. Presi. Allora direi adesso di andare nella metropolitana a cercare i giornaletti, quelli del lavoro, prendere il lavoro serale e iniziare già da me, visto che serve farlo. Ah, non tre vado volte, a parlare col sbaglio. Tizio. Come? Non vado a parlare col tizio del negozio di armi. È disponibile anche di notte? Eh sì. Ah. Beh, lui però lo possiamo vedere anche di giorno. Quindi magari è meglio portarci avanti i requisiti per il social link del Sun. Ok, vado. Vediamo i negozi se hanno libri nuovi. Sì, uno. Oh. Vado a vedere i negozi qua. Andiamo un attimo con la finestra. Negozi li ho visti tutti qua. Andiamo in metropolitana. Andiamo a lavorarci subito? Ma sì, io direi di sì, così almeno accorciamo i tempi per conoscere il politico. Esatto. In sottofondo è fantastica, Falco. Fai conto che da questo momento in poi, quando finisci il primo palazzo, diventa cantata, perché all'inizio è solo musicata. Ah, così c'è lì un bicchiere, c'è. No, per me non dà fastidio. Bella versi che non la bevo. Sì, ti finisce. Certo che la Coca-Cola prima della tisana al finocchio è proprio il massimo. Non sento niente, quindi posso usare. Va bene, posso. Salutami Mattia. Ti risaluto. Ciao Mattia. Ciao Silvia. Ciao Silvia, detto.
cazzo, no? Penso che io ho quasi ucciso il gatto. Lasciami stare! Mane, mane, mane. Yoshi! Kaeruzo! Vai via, non guardare! È la mia agenda. Ma tu non la usi, la uso io! Tesoro, vattene da lì perché se la usi muori. Rivela i tuoi segreti in live. Perché muore il gatto? Fatti miei. Mi sono appena tornato da lavoro, va bene? Tu schianti. Adesso batte la testa. Che mongola. Like the padron. Va. Oggi, tra l'altro, in questa giornata si dovrebbe introdurre una delle meccaniche del gioco. Quale? Quale, Mattia? I Mementos. Dovrebbe essere oggi che si introduce. Cosa, amore? Sarebbe? La principessa. Okay. Hime vuol dire principessa. Hai visto? Abbiamo anche le spiegazioni in giapponese. Dice Hime? No, adesso non è dubbiato. Tra l'altro la risposta a questa domanda... Femme fatale, dai. Esatto. Elizabeth, non c'avevo neanche bisogno di cercarlo. Elisa, perché? Era un nome a caso. Perché di donne che conducono gli uomini alla loro rovina io ne ho conosciute purtroppo tante. Perché mi guarda? Sono Tori. Tra l'altro mi chiedo se questa Elizabeth messa così a random sia un riferimento a quella che lavorava nella Velvet Room nel 3, la simpatica Elizabeth. Sì, potrebbe essere. E i suoi Megidolon, che sono quelli che fanno più male in tutta la serie. Oltretutto, a proposito di battaglie segrete, tu sei nella seconda rampa, Olino, quindi quando saremo vicini all'endgame avrai il gusto di affrontare il boss segreto di questo Persona 5. C'è anche una cosa che io non conoscevo bene. Sono curioso di vederlo il boss segreto, allora. Sappi che ci sarà da sudare parecchio. Per farlo? Per batterlo. Vabbè, ma ci passiamo avanti noi. Cioè, mi dici devi arrivare a livello 70, devo arrivare a livello 90. Posto. No, poi oltretutto ci vuole anche una buona strategia. Io un po' di game over li ho fatti a difficoltà facile, nonostante avessi personaggi potenziati, tutte le persone definitive equipaggiate. La quindi... Madonna. Beh, Persona è famoso per i suoi boss segreti che ti picchiano tanto. No, quindi... lo so, però non me l'aspettavo che in questo 5, cioè io non ho mai avuto grandi difficoltà. Tu mi dici addirittura qualche game over a facile. Sì. Io che sono fan dei Persona riconoscerò questo boss segreto? O è qualcosa di totalmente nuovo? No, se è in linea con la tradizione della serie nei boss segreti, quindi dovresti aver intuito chi è. Pensi a chi era il boss segreto che trovavi nella seconda run in Persona 3 e quello che trovavi in Persona 4. Zan zan zan, ragazzi, guardate chi è arrivato. Ok,
Hello. And the infamous transfer student. Il combina guai, la ragazza dei rumor e lo studente trasferito, l'infame studente che si è trasferito. Bene. Che poi infamous può essere tradotto con infame o non famoso anche. Sì, diciamo che la nostra waifu di questa run come primo impatto non è easy. Esatto. Io rispondo così, guarda. Bella risposta. Chi? Chi? What? Sì, c'ha gli occhi rossi. Che sono gli stessi della sorella, o la sorella ce li ha grigi, se non ricordo male. Sì, mi sa di sì. Che poi è un rosso, cioè tipo un castagna tendente al rosso, più che al rosso, il marroncino. Beh, esatto. Che c'è, alchimista, hai visto gli occhi rossastri e stai passando al team Makoto? Dai, passa al lato oscuro, alchimista. Niente, Alchemist non molla. Il Timan rimane. Attento, Alchemist, però Futaba è bionda e è rosso uguale. Zan. まあ、そうだけどよ。せっかく世直しすんぞって気合入ったとこなのに、乗らねえな。だったらその前に面白い場所へ連れて行ってやろう。もともと我が輩の仕事を手伝うって約束だしな。あ？我が輩について。 こんなとこ連れてきてなんだよ。いいから言われた通りにしろ。回答お願いチャンネル出したぞ。え、しかし、ネットに相手の実名晒すか。人の話を聞いてくれない。 チャットで悪口を言われる。これは名前あるぜ。そんなのはほっとけ。もっと困っている書き込みはないのか。元彼が最近ストーカー化して困ってます。名前は中野原夏彦区役所の窓口係だって。役所のやつがストーカーかよ。ファルコ。手頃だな。 Geniale Falco, ma soprattutto pelate dove? Zan 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 zan
異世界ナビを用意だ。即パレス行くって話か？まあ俺はいいけどよ。ファルコ、uno di noi。ちょっと、全開一致でしょ？どうする？ そうこねえとな。よし。確か名前と場所だ。いや、今回は場所はいい。代わりにキーワードはメメントスだ。これか、メメントス。何する気だよ。メントス。いいから言われた通りにやれ。また多分。メメントスだ。候補が見つかりました。反応した。 Mementoski come ribadito in altre sedi è il dungeon è Persona 3 supplementare extra grande come quello di Persona a posto così a posto così un gioco nel gioco tra l'altro adesso che siamo nel Mementos è già adesso che vedremo quella capacità speciale di Morgana dove fa anche quella citazione. Anche la storia del Mementos, mamma mia. Perché anche il Mementos, tu dicevo, beh, sono i dungeon secondari, quando arrivi alla fine, cazzo. Babba, cosa sei in fondo al Mementos? Madonna. E si ricollega tutto, pensaci. Madonna, che gioco, ragazzi. ここはまだ大丈夫だ。何度か来て調べたが、シャドウはこのフロアまでは上がっても一歩でも奥へ進めば別だぜ。うじゃうじゃ。っていうか、メメントスって何？いい加減説明。みんなのパレスだ。 Vuoi spiegare cos'è il Mementos che io salto tutta la conversazione che è lunghina? Ok. Allora, il Mementos è, diciamo, come concetto base è simile al castello, cioè è una materializzazione della psiche, però non è la materializzazione della psiche di una sola persona, è, diciamo, è la trasformazione fisica della coscienza collettiva, diciamo, in questo caso degli abitanti di Tokyo, non viene specificato, però, diciamo, della razza umana, della moltitudine. Perciò non ha un tema o un desiderio fisso, è semplicemente un costrutto provocato dalle coscienze di tutti gli esseri umani, nel quale possono trovare anche rifugio desideri minori di persone che non hanno ancora un desiderio bruciante da creare un palazzo, ma che comunque possono assumere la forma di ombre. Esatto, ci siamo un po' tutti anche le cose degli umani in generale, sapete, l'invidia, quelle cose lì. I sentimenti brutti, ma guardate cosa succede. Cioè, ma come ci muoviamo? Poco prima diceva come ci muoviamo in questo momento, visto che è così profondo, dicevano così grande. Diceva, vi faccio vedere io. E senti lui, lei che dice Morgana transform. E adesso arriverà la citazione, ragazzi. だんだんだんだん。世界の仕組みを逆に利用して、ちょいと修行した成果だ。ま、お前らの変身と同じようなもんだな。服が変わんのと車になんのは違えだろう。大衆の心の中には猫はバスに化けるって認知が。 Qua è la citazione, ragazzi. Quelle parentesi.
se non ricordo male. Mattia? Vediamo. Esatto. Per qualche motivo i gatti che si trasformano in Augus è una cognizione estremamente diffusa nel pubblico generale. Vabbè. Se capite di quale film si sta parlando, chi non lo capisce, time out di 60 secondi. Sì. Queste sono le basi, ragazzi. Vabbè, per chi ama il Giappone, eccetera. E il cinema, gli anime, la cinematografia, lungometraggi giapponesi. E per chi adora i vicini, mettiamola così, dovrebbe sapere di cosa si parla. Vabbè, ma i ragazzi della tribù sono i migliori di... Tutti l'hanno colta, beh, anche perché è difficile non coglierla. Esatto, io poi ho buttato anche lì vicini. Perché un bus? Non ne ho idea. Notte Falco, tanto buonanotte Falco. La puoi recuperare quando vuoi. Giustamente non parte. Quel santo di Miyazaki, quello giusto. Esatto, quello giusto, Deago. Non quello di From. Time to bust my moves. Io credo che nella mia partita in entrambe le run credo di aver risposto ho guidato in un gioco. La prima anch'io ho detto ho guidato in un gioco. Che tra l'altro è una cosa che forse vedremo, forse no, perché non so se è una cosa legata solo alla difficoltà più bassa del gioco o se è una cosa che succede quando i protagonisti sono di livello abbastanza alto e si va verso i primi piani del memento dove ci sono i nemici deboli. È possibile dire i nemici scappano da voi e voi potete investirli e ucciderli senza neanche combattere. Esatto, sì, c'è anche a livello normale. Ah, ok. Quanto tempo ci ho passato nei Mementos, mamma mia. Mamma. Ma non troppo tempo fermo sullo stesso piano, perché chi troppo sta fermo comincia a sentire il suono di catene. Mai capitato. Non hai avuto modo di incontrarlo? No, non so chi sia, infatti. È un altro boss... tra virgolette segreto, che però si può incontrare già dalla prima run. C'è anche in persona 3 e 4, solo che nel 3 e 4 poteva apparire da degli screening, se non sbaglio. Qui invece è legato a quanto tempo stai nel Mementos, il Dripper, che è un altro boss segreto piuttosto tosto. Ma in realtà se lo si vuole battere c'è un particolare periodo dell'anno dove per colpa di una svista o qualcosa
può beccarsi uno status alterato che lo uccide all'istante appena inizia il combattimento. Infatti è un modo abbastanza utile per farmare punti esperienza in maniera molto citi. Ricordiamocelo per il futuro, visto che penso che comunque dovremo arrivare a livello 9. Livello? Però, se non sbaglio, c'era qualcosa che bisognava arrivare a livello 9 per sbloccare. Ma la cosa bella è che ogni volta che stai per dire il livello ti lagga la voce. Ah, boh, fantastico, livello 99. Mm. Minchia. Però con questo cheat si può livellare tanto, perché se non sbaglio le persone finali bisogna essere al 99 per sbloccarle, non ricordo, non sono sicuro. Quando arriva il periodo dell'anno, noi che livello dobbiamo essere per affrontarlo? No, è indipendente, perché è, diciamo, il periodo delle allergie. Sì, no, quello me lo ricordavo, che c'è il polline. Esatto. Esatto, no, semplicemente bisogna iniziare il combattimento e c'è un tot percentuale, due possibilità su quattro, quindi abbastanza alto, che il nemico abbia lo status, quello che ti dà l'allergia, e praticamente se ha quello status rimane fermo per tre turni e poi muore da solo. Sì, perché si suicida. Lo status disperazione, se non sbaglio, quindi si può fare tranquilli. Intanto stiamo sciogliendo i nemici. Poi è finito il piano, ma siamo arrivati alla distorsione. Belle anche queste storie, ragazzi. Anta ga stoka otoko ne? Aite no kimochi kanga. Ano onna wa ore no mono nan da yo. Ore datte mono asukai saretan da. Onaji koto o yatte nani ga warui? Shibun ga yarareta kara tte hito o mono asukai sunna. Fusake yagatte. Temei mite na meiwaku yarou wa kai. Madarame, qua sentiamo il primo nome. Esatto. Tanti archivist, dovrebbero essere 10, ma ogni piano è diviso in 3-4 sezioni, anche di più. Esatto, anche perché ogni sezione del memento si piana al suo interno. Memento. Vediamo. Minchia, sciottato. Dovrebbe essere almeno una settantina, direi.
nuclearizzato. Posto così. Solo sparando. E queste sono le request, le missioni secondarie. Avete letto? Il posto cambia ogni volta che entrate, quindi sono procedurali. Esatto. Tenete a mente quello che stiamo vedendo di questo treno. Perché quando scoprirete il significato metaforico di questo luogo, babba via, babba via. Madonna. Te l'ho detto veramente, quando lo rigiochi è ancora più piacevole. Non c'è niente che sia fuori luogo, tutto è dove deve essere, tutto è collegato alla perfezione. Ed è di un attuale esagerato, veramente, quasi sconcertante. Sono sincero, c'è tanto in mezzo da fare, ma non vedo l'ora di arrivare all'endgame. Quei ragazzi in live, perché immagino esploderà la testa a tutti. Oh, sicuro. Però sai, da qui mi spiacerebbe privarli del true ending. Anche a me dispiacerebbe, però sceglieranno loro. Tanto so già che si andrà sulla strada del true ending per le scelte. Vabbè. Però c'è da dire che il bad ending ci toglierebbe almeno un mese e mezzo di live, sappilo. Lo so. Perché io per curiosità scientifica, avendo salvato prima, il bad ending l'ho visto. Ma volendo potremmo anche noi salviamo, vediamo il bad ending. Anche per completezza. Tanto non ci sono trofei legati ai finali. No. Non possiamo mostrarlo. Oddio, no. Se non... cioè, c'è quello di finire il gioco col true ending, però l'hai già ottenuto, quindi. La battaglia finale del true ending, vogliamo parlarne? Pa, 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 pa. Cosa diventa? Metal Gear, Evangelion, di tutto. Dico solo questo. E che epicità. Vabbè. あの壁見てのは何だったんだ詳しくは分からんがあれのせいで一定より深く入れなかったんだだが大衆のパレスなら大衆がなんでモルガナはあんな場所のことを
Tanto qua Morgana dice che c'ha delle memorie, non ricorda bene tutto, è un po' nebbiosa la sua memoria su certi argomenti. C'è qualcosa che è legata a lei nel momento, è legata a lui nel Mementos, però non si ricorda che cosa e perché. Mementos va minna no paresu da ga douji ni mukashi wa kamoshida no shiro mitai na anna hitori ga shihai suru paresu nante dakara. Ci sto pensando quando arriviamo alla fine del Mementos. Madonna, ma... Che scopri robissime. ところでモルガナってさ男？もしかして女？ Allora qua giustamente anche chiede, ma sei un uomo o una donna, una ragazza, un maschio o una femmina? Tu puoi rispondere, certamente un uomo. Deve essere una ragazza? Potrebbe essere una macchina. Io dico potrebbe essere una macchina. Sì, perché qua è in inglese, caro Alchemy. Se fosse stato in giapponese sarebbero uscite, credo, i kanji. Come fa il gatto in Giappone, il verso? Nya, nya, non ci sono kanji. Nya? Sì. Proprio scritto N-Y-A? Nya, nya, okay. Sì. Ok. Che cazzo di... Ma io mi dico, ma i giapponesi... In katakana. In katakana, ok. Ma i giapponesi... Il gatto fa miao. No, fa miao. Aspetta, il gatto in Giappone, il gatto fa miao. Perché loro sentono nia? Cioè, il gatto non è che li guarda e fa nia, nia, fa miao. Per il loro orecchio è così. Cazzo, ha problemi all'orecchio. Beh, il cane? Il cane cosa? Cosa fa il cane? Lo so. Non lo so, che verso fa il cane? One, one. Come? Il cane non lo so nemmeno io in giapponese. One, one. Sono curioso. Doppia N. Cioè, Microsoft. One, di... one. Doppia A-N. One, one. One, one. One, one, vabbè. O praticamente sono rimasti affezionati a Bim Bum Bam, uno dei personaggi. Perché a Bim Bum Bam qua non lo conosce nessuno di voi, credo. Sì. Qua in chat intendo, sono tutti troppo giovani. Cazzo di pupazzo. Bonolis è lì che ha iniziato, vi dico solo questo. E il magari non sanno chi è. Il gallo? Non lo so, però so che la gallina fa cocherocco. Cocherocco la gallina, cioè chicchirichi? Sì, il pollo in generale. Fa che dovrebbe fare chicchirichi com'è? Cocherocco. Cocherocco, cioè tu immaginati. Io dico che cazzo di problemi hanno i giapponesi. Cioè la mattina i galli la fanno cocherocco, cocherocco per svegliare. Sì. No, si sente che è chicchirichi. Come cazzo fanno a tradurlo in cocherocco? Che cazzo di rumori sentono? Oh, così l'hanno tradotto. La rana? Kero. Kero, Kero. Kero, Kero. Keroro. Ho capito, cracra, Kero. Sì. Altri animali strani? Il cavallo? Non lo so. Topo? Ciu-ciu. Ciu-ciu, un treno è diventato. Ciu-ciu. Ciu-ciu. Pikachu. La pecora? La pecora? La pecora chiedono? Non si sa. Però farà un rumore strano. Invece di beh farà ciao ciao. La pecora probabilmente. Un bug. E se i giapponesi hanno un bug nelle orecchie, anche visto. Concordo. Che io ci ho fatto un esame sulle onomatopee. Che cool, che università seria. Che è la migliore in Italia. Facciamo l'esame sulle onomatopee degli animali. No, sono onomatopee. Ah, in generale, perché c'è. Anche gli eventi hanno onomatopee. Tipo, tu vai. Gli eventi hanno onomatopee. Gli eventi, nel senso, le cose che accadono. O gli oggetti, tipo. Cioè, da noi sono bestemmie. Tipo, succede una cosa. Dio! E da loro c'è un suono, tipo? Fammi un esempio, sentiamo quest'altra minchiata, ragazzi. Tipo, nei fumetti. Nei fumetti. Che ne so, arriva un bambino, un ragazzo, una persona arriva davanti a un edificio sta figo, gigante.
l'onomatopea dell'apparizione alla vista dell'edificio che comunque era fermo. Che comunque era, non è apparizione, perché da 2 chilometri lo vedevi, cioè come se arrivi davanti alla Tour Eiffel. E tipo svolti l'angolo e ti trovi davanti sta cosa. Fa Don con tante O. Don? Sì. Don. Matteo? Cioè si presenta Terence Hill lì. Ma che cazzo vuol dire Don? Che sarebbe traduzione non di Don? Non so, non esiste, ma tipo... Dio. Insomma, Milano sei in, in galleria Vittorio Emanuele, esci, vedi l'uomo che ti fa don. Sì, sì. Cioè, ti rendi conto? Bene così. Hai ricordato un motopei per la pioggia? Cioè? Ci sono 40 onomatopee per la pioggia, ragazzi. Cioè, a seconda che è pioggia battente, goccioline, gocce grosse e isolate, oppure tante gocce piccole e fitte. Dimmene due. Pozzu pozzu. Pozzu pozzu, il rumore della pioggia come? Gocce grosse isolate. Gocce grosse isolate, le gocce fitte invece? Non me lo ricordo. Un'altra, dimmene un'altra. Quindi pozzu pozzu, ragazzi, gocce grandi ma isolate. Non me le ricordo le altre, dai. Ce ne avrai due sulle 40. Non me le ricordo più. No, perché vorrei capire la differenza. Cioè la pioggia fa lo stesso rumore. Guarda, si controllo. E poi io non devo bestemmiare. Pozzu pozzu. Pozzu pozzu. Ma io me lo immagino, questa gente qua sente piovere e nelle sue orecchie sente pozzu 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 pozzu. Ma che cazzo di problemi avete? Ma di che acidi si fa? Ma è divertentissimo. Sì, sì. Gli esami erano tra i più difficili. Anche perché allora te le chiedeva e se non lo sapevi era un problema. Però era. C'era troppo. Ridevi a lezione, cazzo, non potevi fare altro. Immagino che ridevi. Ma io mi alzavo verso la professoressa e gli davo un calcio in culo e dico vai via. No, ma io immagino semmai come redazione, non so, andremo al Tokyo Game Show. Magari Paolino mi chiama Portu e i giapponesi scappano perché cazzo sta ha fatto qualche. L'onomatopea di una bomba che esplode, che ne so. Può essere. Ti ricordo che in nome di qualsivoglia anime fanno i versi di ogni minima cosa che appare a schermo. Tizio sta pensando versi scemi, tipo bestemmia, censura con versi scemi. Mamma che bella sta canzone, ragazzi, vero comunque Alchemist. Ce l'ho come suoneria sta canzone, ragazzi, eh. E confermo, l'ho sentita. Facendo le unghie sul tappeto? Sul tappeto del bagno! Morgana! Stai ferma! Pozzu pozzu. Pozzu pozzu. Ti rendi conto? Sono troppo divertenti. No, sono dei coglioni, altro che divertenti. No, siamo a domenica, che facciamo? Allora, cosa abbiamo in programma oggi di bello? In teoria dovrebbe chiamarci Mishima. Sì, Mishima ci ha mandato messaggi per ora. Mishima? Si dice Mishima, c'hanno anche gli accenti così, c'hanno. Ah, quindi per anni è stata tutta una menzogna. Aspetta, aspetta un attimo. La pioggia battente, ragazzi. Se è quella isolata
con le gocce grosse era Pozzu Pozzu, quella battente che scroscia forte è Zaza con la lunga. Zaza? Zaza. Dio. Cioè, è proprio uno scroscio incredibile. Cioè, questi quando piove di rotto sentono Zaza, Zaza, Zaza. Come dormono? Okay, okay. Come dormono la notte questi nella stagione delle piogge? Che cazzo di... Bello, Zaza Zinigata sei tu. Ma perché? Tutte queste nuove informazioni che abbiamo imparato stasera andremo a comunicarle subito a Ale. Ma se c'era Ale esplodeva male. E quando c'è il sole Lupin, dice Deago. Qua ci sono delle risposte che devo dare o è abbastanza guidato il dialogo? Con no, Mishima? No, dovrebbe essere guidato, non vedo risposta. Ora si spiega il perché si suicida. Ma il topo che fa ciucciù. Ma ci rendete conto? Non ho letto cosa ha detto. Allora, it's like I'll be your... Andando a caso e becco sempre la risposta migliore. Ma penso che sia una di quelle conversazioni di trappola dove, cioè, dove in realtà tutte danno il risultato migliore, penso. Sì. Perché non è segnato niente lui, quindi. Da oggi immagino i topi come dei treni su zampe per colpa dei giapponesi. Dove fanno ciu ciu. Pica pica. Pica pica cos'è? Favillio, scintillare, barra, mandare lampi e pica pica. Pica pica, sì. Pica pica. Kira kira e luccicare. Tio. Kira kira e luccicare, perché tu vedi, tipo, io sono luccicosa e io faccio kira kira ovunque. Perché mi colpisce la luce e i bagliori fanno kira. Quindi il bagliore kira, della luce, tipo quando va anche su un orologio, che sbrilluccica. Cioè per loro invece di vedere il luccichio sentono kira kira nell'orecchio. Beh, posto così. Tio. Non ci voglio credere. Cioè, sono curioso di sapere i tuoni, lampi, eccetera, tuoni lampi, cosa sentono. Secondo me il tuono sarà una frase. Hanno onomatopee per ogni stracazzo di cosa, ma nei 200 anni di chiusura al mondo non avevano altro da fare. Non lo so, farsi la guerra e massacrarsi a vicenda come hanno sempre fatto. Kira, Kira no, cioè... Dai, abbiamo portato su Mishima. Pera, pera? Pera, pera si mangia. No, è un frutto. Però io avevo la mia dispensa di... Era piena di frutta. No, del secondo, no. La dispensa del libretto. Sì, lo so, era una battuta. Di conversazione. Appunto, di conversazione del secondo. Si chiamava pera pera, perché pera pera vuol dire parlare fluentemente una lingua. Cioè, quindi, sapere fluentemente, esatto, una lingua. Questa parli, persona che parla velocemente pera, nel pera, suo pera, idioma. Perché alle orecchie magari tu non conosci quella lingua. Ma è il nostro bla bla bla. Pera 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 pera. Dio. Madonna, non ci voglio credere. Le volte. Pera pera. C'era anche il sura sura. Il coito come fa? Cioè il rumore, quel chaff chaff chaff, che si sente, che rumore ha per i giapponesi? Ci sarà un onomatopee anche per quello. Sai, di due corpi che si scontrano un po' bagnati. E il sura sura è scrivere
Ok, ragazzi. È il rumore della matita sul foglio. Il surasura è il rumore della matita sul foglio, eh. Cioè, questi quando... Il coccodrillo come fa in Giappone? Il coccodrillo come fa in Giappone? Beh, surasura quando scrivi. Per e mela mela? Gesù Cristo. Vabbè, la mucca è facile. Fa mo, no mu, ma mo, essendo lì. La mucca fa mo? Mo. E il merlo? No. Il merlo? Il corvo, la cornacchia. Gra gra, credo. Ma... Gra gra. Ma non lo so. Cra cra era troppo difficile. Hai detto cazzo, non è troppo uguale. Cra cra. Tu guardiamoci la TV e compriamo roba. Giusto. Sì, 1900 yen li tiro in faccia proprio. Compro. Allora, leggiamo il libro o facciamo sto giro che vedo che... vediamo se riusciamo ad avanzarlo. Visto che lo Hierophant comunque ce l'abbiamo. No, non l'abbiamo preso alla fine. Abbiamo preso il sangue. Ah, no, no, l'abbiamo preso. Ah, giusto. Beh, sì. Se no potremmo lavorare di nuovo al negozio, così intanto ci portiamo avanti per il social link. Qua del... dice, I don't think my bond with Shojiro will deepen just yet. Boh. Deepen. Oppure possiamo provare a uscire a lavorare ancora, così... così ci avviciniamo al stan. Ok, allora andiamo. Se non sbaglio bisognava lavorarci 3 sere, poi lui ti notava e quando ci parlavi il giorno ti diceva, ah, mi ricordo di te, ti ho visto lavorare. Sì, sì. Ah, cazzo, qua chi c'è anche qua? Con cui potremmo parlare, con Mishima. Anche? Cosa facciamo, lavoriamo o Mishima? Meglio lavorare, perché Mishima è meglio tenerlo sott'occhio, non farlo crescere troppo spesso, troppo presto, perché appunto se c'è quel problema con le quest... Me lo dirai tu quando fare Mishima. Sì, 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 ok. Cioè, era solo una questione di bisogna farlo arrivare a livello 3 prima di una certa data e non farlo andare, se non sbaglio, oltre il livello 8 prima di un'altra data. Era qualcosa del genere, dopo le vacanze estive, se non sbaglio. Non bisogna maxarlo prima delle vacanze estive, se non erro. Però controllo bene e ti faccio sapere. Allora, facciamo che me li segno, va. Se non li dimentico. Allora. Il primo è un medium. Barbecue. Bowl. Il secondo è medium, cuo, raw, ball, medium beef ball, tutto medium. Curry ball è il quarto, curry, large. Basta, sono 4. Allora. Comunque, Kailina, non so se si può dire che siamo diventati più intelligenti con quello che abbiamo scoperto sui giapponesi e sulle loro onomatopee. Credo che il cervello abbia perso qualche neurone, eh. Eccolo qua.
Ecco, Deago sottolinea come magari abbiamo guadagnato qualche cromosoma. Porca troia, che culo. Abbiamo preso 1200 in più. Oltretutto boss potrei segnalarti che è mezzanotte 10. Sì, facciamo ancora un 10 minuti, visto che siamo partiti in ritardo. Ok. Oh oh, pollen warning. Potremmo già fare quella cosa di Mementos, eh? No, no, non si sblocca così avanti nel gioco. Comunque non è il polline, è l'influenza. Perché ah, verso ottobre-novembre che puoi farlo comunque abbastanza gioco. La flu season. Oltretutto, adesso ve lo dirà anche il gioco, un'altra piccola chicca, il fatto che essendo il Mementos la proiezione delle percezioni generale, se è una stagione di allergie, anche i Mementos saranno affetti da questo e perciò troveremo le creature che le abitano un po' più coglionite per via dell'allergia, saranno più facili da colpire, avranno status alterati in battaglia, insomma, non male. Vedete, riceverete le richieste, spiegalo pure tu Mattia come funzionano. Le richieste per le quest secondarie, esatto. Esatto. Ma semplicemente le quest secondarie possono arrivare o tramite il sito e ce le comunica Mishima, o proseguendo nei social link, oppure possono... Ce ne sono un paio che vengono sbloccate nella storyline, se non sbaglio, come questo. Piece of Cake è praticamente è un modo di dire come da noi un gioco da ragazzi, Alchemist. Esatto. Come da noi, due piccioni con una fava, in America, bar Inghilterra, e two birds, one stone. Qua vi spiega quello che vi ha detto Mattia poco fa. Che si fa un meeting, si parla, si dice ah, cioè abbiamo ricevuto questa richiesta.
e poi fai explore Mementos. Poi vedete le richieste. Allora, Alchemist, tendenzialmente il Mementos ti stanca e non puoi uscire la sera, però avendo Paolino portato a 10 un certo social link nella sua prima run, noi avremo già accesso a un'abilità speciale che ci permette di uscire di casa la sera anche dopo essere stato nel Mementos. Esatto, ed era quello di Kawakami, ragazzi. Che era la mia romance nella prima run. Vieni qua, avete le richieste. Una volta discusse, si va nei Mementos. Facciamo questa missione qui e poi siamo a posto. Andiamo in chiusura. Vai fulli. Sì, si possono fare più richieste contemporaneamente, Alchemist. Sì, sì. Semplicemente queste sono quelle che abbiamo sbloccato adesso. Solo che magari arriveranno dei momenti in cui verrà data una quest, ma non la puoi ora toccare perché è bloccata in una zona del Mementos che è ancora inaccessibile, perché i vari tronconi in cui è diviso il Mementos di solito si sbloccano finendo la missione principale della storyline. A un certo punto non si può andare oltre perché ci saranno delle porte che non si apriranno. Guardate anche come cambiano i colori, eh? Ecco che qua vi spiega che appare del Reaper che si sta trovando. Esatto. Che era l'individuo di cui parlavo prima. Comunque no, Alchemist, di base le quest secondarie sono tutte... Trova l'individuo X nel Mementos. Battilo, alcune hanno delle condizioni speciali in cui bisogna prima investigare nel mondo reale per trovare qualche indizio sull'identità del colpevole che dobbiamo cercare nel momento, però sì, fetch quest praticamente non ce ne sono. L'unica fetch quest che non è nemmeno una fetch quest è che dovremo recuperare un po' di materiali per tutti gli oggetti da ladro da creare. A parte quello. No, ma già lo facciamo un po' adesso. Tanto. Perché tante volte all'inizio, all'inizio le prime volte esplorerete tutto come sto facendo io adesso. Poi più andrete avanti, più diventeranno pesanti da fare, rischiate di morire. Quindi le salterete, cercherete di saltare gli scontri. Invece esatto. Qui, nella seconda run ci viene più facile. Bravo.
Bene, bene, bene. Infatti, anzi, quello che chiedevi prima, Alchimista, in realtà si trae a Mentos e magari aspettare di avere accumulate 3 o 4 quest magari nella stessa area e poi farle tutte assieme nell'ottica del risparmiare tempo, soprattutto in una run per il platino come questa. Una volta arrivati nel piano giusto ve lo segnala Morgana e siamo sicuri. Esatto, li shottati malissimo questi. Diciamo che appunto per la questione dell'allenamento, ogni piano del memento conterrà gli stessi mostri presenti nel castello appena distrutto. Infatti è utile anche per incontrare mostri magari rari che non sono incontrati, per esempio i mostri quelli delle gemme.
C'è che male. Vedo con piacere che nei commenti sostenitori di Kanji Tatsumi. Dovremmo averlo fatto tutto, esatto, dobbiamo solo andare alla distorsione. Ma secondo me non era uno dei migliori social link, secondo me è il miglior personaggio in Persona 4, Kanji. Mamma mia, fantastico. Questo è incredibile. Concordo. Pensate che quando Drio stava lavorando al suo video che ha pubblicato qualche mese fa sul tema dell'omosessualità nei videogiochi, mi ha chiesto di dirmi le mie opinioni su com'era trattato la storyline di Kanji senza aver giocato Persona 4. Gli ho detto cosa ne pensavo, ha preso mano al gioco, ha detto cazzo avevi ragione. Allora guarda, io ti metto non solo quello di Kanji, ma anche quello di Jima del Detective, io ho adorato. Vero. C'erano i miei due preferiti. Un altro gran personaggio. Tra l'altro in Persona 4 io nella prima run ho fatto un gioco indeciso tra Yuko e Rise come social link e romance. Invece nella seconda run ho provato a fare Cie ed effettivamente a livello caratteriale credo che sia il personaggio femminile che mi è piaciuto di più tra le possibili romance di Persona 4. No, mi sembra che non possono essere riordinate, non mi ricordo. No, mi pare di no. Yukiko. Possiamo uscire che siamo stanchi, ma possiamo leggere, lo faremo la prossima volta perché
È arrivato il tempo di salutarci. Searching all alone. Che tra l'altro a tutti voi ragazzi che state giocando la storia di Persona 4, se lo finite avete modo di recuperarlo, vi consiglio il Persona 4 Ultimax e scaricare anche il DLC che contiene la storia del primo Persona Arena, perché continuano la trama di Persona 4 e la continuano bene, cioè le narrazioni dei personaggi, cosa gli è successo un anno dopo, gli eventi del gioco, secondo me valgono, quindi per quanto sia un picchiaduro vale dargli una chance, perché a livello narrativo è comunque un titolo di Atlus, c'è poco da fare. Allora, io intanto torno su di noi, su di me. Eccoci qua. Chiudi, chiudi qua. E vabbè, ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito anche stasera. Noi ci rivediamo martedì prossimo. No, giovedì questo. Non giovedì questo? Giovedì. Ah, giusto. Giovedì, no, oh. Primo, l'uno. Giusto, giusto, giusto. Ero convinto fosse già giovedì, io l'ho perso. Perfetto. No, ci rivediamo giovedì, ragazzi, sempre con Persona. E, la live, beh, la ritroverete su YouTube o comunque qua su Twitch fino a quando ce la tengono. E niente, giovedì prossimo andremo avanti. Penso che si inizierà il primo castello. Cioè il prossimo castello. Esatto, quantomeno introdurremo la seconda storyline che ci aspetta. Esatto, la seconda storyline e il nuovo personaggio. Esatto. Quindi, l'anno prossima intitoleremo la Eren. Sì, sì, la prossima è Welcome Eren, sarà. Va bene, ragazzi, detto questo vi ringrazio e noi ci vediamo giovedì al solito orario. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.